Il Crotone non è riuscito a sfatare l'Alberto Picco di La Spezia, perdendo per la seconda volta per 2-1. Una partita stregata che dopo l'1-1 di Maiello sembrava che i crotonesi potessero amministrarla. Purtroppo, a soli 20 minuti dalla fine, Sansovini, che ha realizzato una doppietta, ci ha condannati. E forse, tra Spezia e Crotone, la differenza è stata proprio lui, quella differenza che è valsa a consegnare ai Liguri i 3 punti. 3 punti importantissimi per il momento, scaccia crisi, soprattutto per Serena, e che purtroppo rispediscono Drago e compagni in piena zona play-out. La prossima gara ci porterà all'uscita Empoli. Sino a sabato prossimo c'è tutto il tempo per digerire gli spezzini e per ritornare a riprendere fiato. Il campionato comincia a dare le prime indicazioni. La 14ª giornata, la prossima, verrà per un terzo del campionato. La classifica per fortuna è ancora corta, ma attenzione a fare in modo di non ritenersi all'altezza. Il Crotone ha tutte le possibilità tecnico-tattiche per potersi imporre. Ecco ora Drago e Serena dalla Spezia. Mister Massimo Drago, allora un risultato da accettare per voi? No, assolutamente no, perché abbiamo perso. Quindi non si accettano le sconfitte, non si accettano... Penso che abbiamo fatto una buona partita contro uno Spezia forte, che se ne dica, hanno giocatori di qualità, è una squadra nuova la loro, quindi hanno bisogno di amalgama, però ne abbiamo cercato di contrabbattere ogni loro iniziativa, per tanti versi ci siamo riusciti, per qualcosina un po' meno. Ecco, si è avuta l'impressione che nel secondo tempo la differenza la possa aver fatta da una parte la qualità e anche però la voglia di vincere dello Spezia. Voi avevate anche speso molto contro il Verona, questo va detto. Sì, non avevamo gente al 100% della condizione, perché Gallardo ha avuto poi gente importante, insomma, non era al 100% della condizione, quindi non ho potuto schierarla. Però abbiamo cercato di contrabbattere, come dicevo prima, a quello che sono queste qualità dello Spezia, che sicuramente davanti a giocatori di categoria superiore. È stata una settimana difficile per tanti motivi, insomma questo 2-1 sul Crotone è un po' il coronamento di quello che tutti, a partire da te, dalla squadra, dalla società, dai tifosi, volevano. Sì, per me è stato particolarmente difficile e sai perché? Non è che prima eravamo bravi o scemi, oggi siamo bravi e a Grosseto ritorneremo a essere scemi. Io sono grato e ho un senso di gratitudine per i 18 punti che abbiamo in classifica, perché sono frutto di quello che ci siamo meritati probabilmente, con tante problematiche, con ragazzi importanti che sono fuori, ma non perché quelli che stanno giocando sono meno bravi, perché mi danno meno possibilità. Oggi, nonostante fosse la terza partita in pochissimo tempo e hanno giocato praticamente gli stessi, con la rabbia e con la determinazione siamo riusciti a sopperire a quelle che potevano essere delle mancanze fisiche. La risposta è stata notevole da parte di questo gruppo. Tengo a precisare che un gruppo totalmente nuovo oggi, tranne un elemento, e le risposte di questi ragazzi sono molto simili a quelle che avevamo l'anno scorso, per cui evidentemente qualche corda giusta la sappiamo toccare anche noi. Questi sono i risultati: Brescia Ternana 1-0, Empoli Provercelli 2-1, Grosseto Ascoli 2-1, Livorno Bari 2-1, Novara Cittadella 0-1, Padova Cesena 1-1, Regina Varese 1-1, Spezia Crotone 2-1, a Vicenza Virtus Lanciano 1 Vicenza 0, Modena Juve Stabia e la Severona Sassuolo si giocheranno lunedì sera. Questa è la classifica. Sassuolo 31 punti, Livorno 26, 25 per il Verona, 20 punti per il Cittadella, 19 per il Padova, 18 per la Juve Stabia, zona play-off. 18 per il Brescia, 18 per lo Spezia. A 17 punti c'è il Varese, 16 punti per la Ternana, 15 per Modena, Ascoli ed Empoli, 13 per il Cesena, 12 per Bari, Vicenza e Virtus Lanciano. Crotone e Provercelli ne hanno 11 e sono in zona play-out. Novara 10, Regina 10, Grosseto 6, zona retrocessione.